Ma quella che vi stiamo raccontando non è soltanto una storia di cosiddetto turismo apocalittico. Queste montagne sembrano essere testimoni di avvenimenti oscuri, magici e spesso spaventosi. Il picco di Bugarash è sempre stata una meta ambita dai maestri d'esoterismo, attirati in questo luogo da un'energia che essi definivano particolare. Negli anni 70 sfilavano lungo le strade del paese processioni di uomini vestiti di bianco e diretti alla montagna. Sono venuta dal Belgio ed è la terza volta che faccio un soggiorno qui. Il monte Bugarash ha un'energia molto particolare e la sento come estremamente forte in me e nelle mie cellule. Mi sento molto più intuitiva qui e sento che il picco ha un'influenza particolare su di me che mi rigenera. Per esempio, dopo i soggiorni precedenti, sono riuscita a prendere alcune decisioni e a fare scelte importanti per la mia vita. Quindi c'è qualcosa di molto particolare qui. Nous avons trouvé il y a déjà quelques années dans le pic. Qualche anno fa abbiamo trovato sul picco una vergine chiusa in una teca nella quale erano state deposte offerte. Ciò testimonia il fatto che in passato ci siano state persone che di sicuro sono state miracolate e tutto ciò è legato al picco e alla sua energia. Mi è stato anche raccontato che una persona, una donna, ha rivelato che prima di salire sul picco non era fertile e dopo esserci salita è rimasta subito incinta. La montagna e il potere che sembra esercitare su molte persone è a volte talmente forte da spingere verso atti pericolosi e autolesionisti. Proprio sul picco di Bugarash, solo 2 anni fa, un uomo ha tentato di togliersi la vita con una spada da samurai, dopo aver compiuto una strana cerimonia magica. Per fortuna, il fratello è riuscito a impedire il suo folle progetto. Non loin della commune di Bugarash, pendant 20 années, un groupe de personnes, je pense 4 personnes. Non lontano dal villaggio di Bugarash, un gruppo di persone, penso 4, ha condotto per 20 anni, giorno e notte, scavi archeologici. Abbiamo potuto effettivamente rinvenire in questo sito, in una casetta, delle, come dire, fotografie e delle cartine con immagini esoteriche, figure geometriche sulla Kabbalah e via dicendo. Ci siamo accorti che nella zona intorno a questa casetta c'erano 6 cavità e al loro interno molta dinamite che avrebbe consentito di aprire grandi buchi. Per il momento non abbiamo risposte certe su quanto avvenisse. Resta il fatto che dopo 20 anni quelle persone sono partite all'improvviso, lasciando persino le loro scodelle per il cibo sul sito e non abbiamo più sentito parlare di loro. Ogni giorno qui c'è gente particolare. Una settimana fa abbiamo visto un gruppo di persone vestite interamente di bianco che erano in preghiera, prostrate davanti al picco. Quest'estate abbiamo avuto la marcia del silenzio. C'erano 200 persone che hanno scalato il picco l'una dietro l'altra senza rivolgersi la parola. Ma perché, secondo diverse teorie esoteriche, il picco di Bugarash sarebbe destinato a restare indenne, insieme a pochi altri luoghi della Terra, dalla presunta apocalisse del 2012? Tutto ruoterebbe intorno a un anomalo magnetismo che renderebbe il luogo una sorta di enorme calamita. Ma non solo. Il picco di Bugarash sarebbe anche una delle montagne sacre del pianeta. Sacra la consideravano anche i catari, i seguaci della dottrina eretica che li portò ad essere sterminati e bruciati proprio in questi luoghi. Anni di violenze efferate e di atroci carneficine. Ma qualcosa è sopravvissuto. C'è chi crede, infatti, che la storia dei catari sia legata a doppio filo con il Santo Graal. Nous pouvons dire aussi que
La regione di Bugarash e dintorni è stata un luogo di alta sacralità per i catari. Del resto, intorno a Bugarash sono stati eretti molti castelli, per Pertus, Kiribus. Nel 1208 Papa Innocenzo III proclamò una crociata contro i catari, la prima guerra combattuta da cristiani contro cristiani. Nel 1209 la città di Béziers, uno dei baluardi catari, fu conquistata e distrutta. L'intera popolazione venne sterminata. Ai soldati, che chiedevano come avrebbero potuto capire la differenza fra catari e buoni cattolici, il capitano avrebbe risposto: uccideteli tutti, Dio li riconoscerà. Nell'agosto del 1209 fu conquistata Carcassonne, che dista appena 37 chilometri da Bugarash. Una dopo l'altra tutte le roccaforti degli eretici caddero: Termes, Puvers, La Tour, Muret. Fino a quando, dopo un assedio durato 9 mesi, il 16 marzo del 1244, non capitolò anche Montségur. Il rogo degli ultimi 200 catari sembrò disperdere nel vento ogni idea eretica.